Minecraft, ma abbiamo effetti incredibili! Guardate qua, adesso arriviamo a terra e vi faccio vedere. Ho la super velocità, guardate che corsa che riesco a fare. E anche il super salto. E sarà super difficile ovviamente giocare a questo Minecraft, perché è tipo impossibile, manco pure, guardate pure scavare gli alberi, impossibile tipo. Oppure fare qualsiasi altra cosa su Minecraft diventa letteralmente difficilissimo, guardate. Anche se io corro, cioè anche se tipo sto shiftato, guardate. Guardate come è veloce, ma è stupido, è tipo il personaggio stupido. Ah, cosa sto facendo? Ho rotto tutto, avete visto? Ok, bene, però adesso scappiamo, cioè nel senso saltiamo. No, non devo fare, perché l'ho fatto? Ah! No, non sono morto, bene, 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 grazie, grazie, grazie. Pensavo, no, seriamente pensavo che stavo per morire. Cioè, ne avevo l'idea. Ok, ho preso un bel po' di alberi. Adesso sapete cosa vorrei fare? Vorrei prima di tutto trasformare tutto questo legno così. Molto bene, ovviamente ci sediamo. Cioè, nel senso, ci facciamo un po' di attrezzi. Tipo, i maiali, adesso cosa faccio? Ovviamente li uccido perché mi serve il cibo, no? Quindi, mi spiace, crafterò una spada. E, oh mio Dio, no, è impossibile. Aiuto, ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Adesso dobbiamo andare a prendere un altro maiale, perché abbiamo bisogno di assolutamente tantissimo cibo. Uffa, maialino, vieni qua. Pezzo maialone. Avete capito, è un maialone grosso. Proprio come, non lo so, chi è che è un maialone grosso? Tipo, uno dei miei tanti amici. No. No, no, no. Eccoci. Perché l'ho fatto? Sono stupidino un pochino, però. Sono un pochino stupidino. Scusate. Poi adesso sapete cosa vado a fare adesso? Prima di tutto uccido altri maiali, perché scusate, ma mi serve, cioè nel senso. Poi si può fare su Minecraft, no? Non è una cosa illegale. Ecco, tipo questa cosa qua adesso la farò, perché ovviamente serve cibo, altrimenti Minecraft dice no, non puoi sopravvivere. È Minecraft. È Minecraft, in realtà è anche la vita, però vabbè. Insomma, non evitiamo di dire queste cose. E poi comunque guardate qua, c'è tipo un canyon. Però guardate, in realtà è molto semplice, perché faccio così, guardate, quella. E niente, insomma, altro che, cioè con un salto riesco proprio ad arrivare nei cieli alti più alti del mondo. Però se faccio così muoio direttamente, quindi vorrei evitare di morire. Non so se sono abbastanza chiaro, no. Ok, perfetto. Adesso, cos'è che voglio fare? Ovviamente voglio craftare prima di tutto un'altra crafting table. Devo farmi tipo una specie di cosa, altrimenti qua cado, tipo muoio male. Ok, perfetto. Vedete, bisogna agire un po' di strategia, tipo, non so se mi spiego, tipo, adesso guardate, se io voglio fare una cosa di questo tipo, devo fare tipo un ponte che però, cioè così capito, però spreco qualsiasi mio materiale, è un po' dura. Pazzo! No, non ti permettere, guarda che sono, niente, mi ha rovinato tutto, 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 se fai schifo, fai schifo. Dai, li odio, ma, dai, me ne devo andare. Via! Stavo per morire, stavo per fottu... morire, per non dire qualcos'altro. Ok, adesso sapete cosa faccio? Mi faccio una crafting una fornace, perché così adesso mangio qualcosa senza morire magari. Ti prego, guardate che difficilissimo, cioè so che non sembra, ma è super complicato, perché qua devi stare attentissimo, perché a volte ti dà la protezione da caduta, ma non sempre, non so perché. Cioè tipo a volte io salto e muoio, so che è completamente mind blowing, non ha il minimo senso. Mangia. Una volta che si va in miniera su Minecraft, cos'è che si fa? Si fa una casa, io immagino, no? Tipo, non è che immagino, di solito io faccio una casa tipo dopo che vado in miniera, dopo che ho già preso il ferro. A volte guardate, faccio talmente tanto una speedrun quando faccio le vanilla, che tipo prendo anche i diamanti tipo fin dalla prima miniera, perché oh no. No, no, perché l'ho fatto? Lo sapevo io. Attenzione, pazzo, pazzo, pazzo. No, di nuovo, l'ho fatto di nuovo. Mi devo ricordare che c'ho il salto a 1000, a 3000, a 40.000. Ok, tipo, dov'è che vogliamo fare la casa? Io, tipo, vorrei farla... Guardate, la casa di solito, dato che è una cosa molto veloce, io la vorrei fare da questa parte qua, così almeno non diventa una cosa super complicata. Tipo adesso mi faccio, guarda, questa già si può essere considerata casa, no? Diciamo di sì. Ora invece cos'è che si può fare? Si dovrebbe sopravvivere la prima notte, solo che la prima notte è ancora tipo lì che stiamo aspettando. Oh, notte, si muova! Ho anche tirato un uovo lì che è esploso in mille pezzi, avete visto? Lo so. So che avete visto. Ma a voi piace questa cosa che tiro le uova? Lo so che vi piace. Ma dovrei tirare più uova, mi dite? Avete ragione, allora sapete cosa faccio? Slash, give, dunis, minecraft, com'è che si chiamano? No, ti prego, com'è che si chiamano le uova? Ma un botto di uova, avete visto? Ho preso addirittura 64 uova, porca puzzarda. Anzi, sapete adesso cosa faccio? Io posso fare questa cosa qua, tipo, prendo i maiali e li uccido proprio, perché
ho bisogno di cibo anche perché sta finendo il cibo, quindi dobbiamo procurarcelo assolutamente. Perché voi, quando voi andate nella, tipo, immaginatevi un scenario tipo The Forest, no? Cadete con un aereo e su un'isola deserta, no? Dove non c'è nessuno, cosa fate? Dovrete pur mangiare qualcosa, no? Quindi dovrete cacciare, purtroppo, nel senso, è una cosa orribile, lo so, però almeno a me non piacerebbe affatto cacciare, signora, anzi. Vabbè, lasciamo perdere, non parliamo di questi temi, anche perché a volte sono anche un po' più strani, ecco, diciamo così. Però tiro le uova, tiro le uova. Ho tirato un botto di uova e sono nati polli. Non funziona così, purtroppo, nella realtà. Sarebbe bello che tu tiri le uova e nascono i polli, tipo. Però è un po' più difficile nella realtà. Devo dire che cambia qualcosa, in effetti, in realtà. Non è proprio la stessa cosa. Se io avessi tipo delle ossa adesso, gliele darei al cane, così tipo brum, guardate quanto velocità. A parte che sto parlando di 30.000 temi in 2 secondi, tipo, ma cosa? Cioè, secondo me devo stare un po' calmo, perché sono ad un livello di sovraccarico cognitivo straordinario, cioè, nel senso, ho la mente carica. Adesso, e la la la, altre uova. Ma signori polli, volete tipo un altro pollo per voi? Ma guardate, un altro figlio letto, un altro figlio. Vi lancio i figli addosso, vi piace questo? Certo che vi piace, ovvio che vi piace. Però sta diventando notte, porca puzzarda, dobbiamo muoverci e uccidere queste mucche, perché abbiamo bisogno di altro cibo. Vieni, schifosa! Come ti... No, mannaggia, no, seriamente. Mi sta facendo arrabbiare, sapete? Mi stava facendo leggermente arrabbiare, perché non stava morendo, io la stavo rincorrendo. E lei cosa stava facendo? Tipo, stava correndo 30.000 volte al secondo, tipo. Basta, corri più veloce di me, ma cosa sei? Altro che Herobrine, porca puzzarda! Guarda cosa devo fare per salire, io veramente non ci voglio credere. Ok, perfetto. Adesso vado in casa mia, se la ritrovo, ecco. Adesso non la ritroverò mai più, devo scavarmi in un'altra casa. Stupido che sono. Però potrei anche sopravvivere, tipo, agli zombie alla notte. Ragazzi, facciamo assolutamente che tipo... Oh mio Dio, che tipo dobbiamo stare sopravvivere fuori all'esterno, no? È molto complicato adesso, perché ci sono tutti i mob del caso, tipo i ragni, gli scheletri, soprattutto gli scheletri. E io mi sto anche cuocendo il cibo, perché è finito, purtroppo. Se arriva uno scheletro qua e mi tira una freccia, io sono letteralmente finito, purtroppo. E quindi non possiamo nemmeno permetterci un piccolo errore. Porca puzzarda, mi sta avvenendo proprio paura, sinceramente. Anche perché se poi arriva quello scheletro e ci infila il suo braccio scheletrico lì, proprio lì, avete capito dove? Diventa un po' complicato, no? Guardate, lì c'è... avete capito? Scusatemi, cioè, mi rendo conto che questa cosa vi è sembrata leggermente strana. Vi chiedo scusa dal profondo del mio cuore se vi siete sentiti toccati da questa mia performance. È assolutamente normale essere scioccati dopo questa cosa che ho appena fatto, e me ne rendo conto. Purtroppo però vi dico che non è assolutamente mia responsabilità di ciò che... Ah! No! No, ho visto gli scheletri, quegli schifosi non si devono permettere di avvicinarsi a me, perché altrimenti io impazzisco, sapete? Impazzisco, eccolo là. Eccolo là. Mannaggia, gli scheletruzzi. No, però tanto non mi prendono, guarda, sono stupidi, perché tanto io cammino talmente tanto velocemente che col cavolo che mi prendi, per non dire qualcos'altro, col capperino che mi prendi. Eh no, e invece adesso mi prende come se mi prende. Ma mi prende come se mi prende. Mi prende come. No, via, per favore, per favore. Ok, perfetto, sono scappato, guarda. C'è il creeper addirittura, porca puzzona scurreggiona. Io sto andando costantemente con lo shift addosso, perché è una cosa complicatissima cercare di sopravvivere. Vabbè, dai, diciamo che il creeper è esploso, ma mi ha fatto solo che bene. Ragazzi, ok, siamo usciti nell'acqua per fortuna. Siamo scesi nel... No, di nuovo, di nuovo. Che stupido, mi devo ricordare che cado e muoio se faccio così. Non devo saltare così a cavolo. Devo avere tipo qualcosa sopra che mi blocca. Ma mi deve bloccare proprio. Io faccio boom, proprio così, avete visto? Pure nella vita reale. Cioè, adesso io se salto mi schianto al soffitto e muoio. Cioè, io ve lo dico, ragazzi, è pericolosissimo. Guardate, là c'è uno scheletro pazzo. Ma vuoi che ti tiri le uova? Le uova. Bene, almeno è finito. Oddio, no, ma dai, ma seriamente, ma sono arrivato sopra questa montagna, ma avete visto? Ma è incredibile, quasi, c'è una roba straordinariamente strana. Cioè, sinceramente, chi caspita, cioè, nel senso, non me ne frega, scheletro, ormai... No, no, ti prego, non mi dire. Porca puzzona, avete visto? Stavo per morire, cioè, guardate che se cadevo un altro po', io morivo, letteralmente, cioè, vorrei evitare...
No, ti prego, vivi. Un F cuore. Per non dire qualcos'altro, un cuore. Avete visto, vero? E se adesso arriva uno scheletro, per me è letteralmente finita. E se per me è finita anche il video. La luna sta scendendo e il sole sta sorgendo. E devo dire che noi, o creature... Cioè, nel senso, o creature per noi, nel senso, noi siamo delle creature e siamo sopravvissuti. Perché ho messo questa musica? Siamo sopravvissuti! No. Siamo... siamo... sopravvissuti! Ma porca miseria! Siamo... sopra... Vabbè, ho capito, basta, sono stufo. Siamo sopravvissuti alla notte, siamo sopravvissuti a tutto quanto. E io direi che abbiamo vinto, anche se sono morto adesso. Ma adesso potevo morire, l'ho fatto apposta, non sono così sciocchino. E adesso guardate che triste che è Minecraft senza gli effetti. Tristissimo, anche brutto. Cioè no, vabbè, brutto no, però dico, triste sì. E quindi ragazzi, vediamo se voi volete vedere altri di questi episodi. Mi raccomando, scrivetemelo nei commenti. Scrivetemi sì, no. Sì o no? E poi assolutamente mi raccomando, vi ricordo chiaramente di lasciare like e iscrivervi al canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!